conversione o cristianesimo. Al termine di questo percorso, per tanti versi esaltante, ci si potrebbe alla fine domandare: ma che cosa accomuna gli scrittori esaminati, questi, se così possiamo chiamarli, scrittori di Dio? Direi nulla, se non il fatto di condividere la stessa fede, ma pensata, vissuta e comunicata in modi completamente diversi, ciascuno dei quali concorre però a formare nella sua originalità e ricchezza quella verità sinfonica di cui parlava von Balthasar. Non sono quindi, per riprendere l'immagine, scrittori di Dio a senso unico, e neppure sono soltanto, come forse si potrebbe credere, scrittori al traguardo, cioè annunciatori delle certezze della fede, dei fondamenti della speranza, dei grandi orizzonti della vita cristiana, quando in altre parole diciamo si è arrivati all'approdo della verità e della grazia che si sono conquistati. In realtà questi scrittori di Dio sono anche e forse soprattutto scrittori del cammino, un'espressione che piacerebbe a Papa Francesco, visto che frequentemente parla di chiesa in uscita e di chiesa in cammino. Scrittori in cammino perché nella loro stessa fatica di credere e sperare hanno attraversato i vari stadi dai quali passa la ricerca religiosa prima di arrivare a quell'ancoraggio certo che dà la stabilità e il riposo della vita, cioè quell'inquietudine che accompagna l'uomo lungo tutto il suo destino mortale e che si placa nel momento in cui l'anima incontra Dio e comincia a vivere di Lui. Ricordiamo il famoso passo agostiniano, l'inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Allora si comprende, così per concludere, come la storia del libro cristiano offra una infinità di testimonianze straordinarie. Leggere le opere che ne hanno fatto la storia è un modo per conoscere, pensare e vivere più consapevolmente la propria fede. Non si potranno naturalmente leggere tutti i libri che lo meritano, ma almeno quelli più importanti, come avrebbe detto Ennio Flaiano, abitarli, sentirseli addosso. Grazie. Bene. Grazie a Giuliano per questa esposizione che confessa quello che è stato il suo lavoro, ma direi che in questi tre libri si riflette anche l'esperienza di una vita, oltre che le passioni, gli amori, eccetera, eccetera. Bene, Monsignor Ballarini, come sapete, è responsabile di questi giovedì letterari. Lui è il letterato che tra i dottori dell'Ambrosiana appunto ha questa cura, ed ovviamente poi è colui che inizia ogni giovedì letterario facendo appunto una breve introduzione, ma oggi è coinvolto proprio con una sua riflessione più lunga. Io ricordo anche ai presenti che siamo ripresi da internet e quindi finiremo nel sito dell'Ambrosiana, e per cui questo incontro si potrà rivedere tra qualche giorno e riascoltare. Quindi non ho detto cose che siano sbagliate, perché vedo che mi ha guardato male, monsignore. No,
No, beh, cioè non mi sono lamentato del fatto che I Promessi Sposi sono un libro cristiano perché manca di baci. Non c'è un bacio in 600 pagine, almeno nel Capitan Fracassa, pagina 200, Isabella bacia il capitano. Lì niente, tutto il romanzo neanche un bacio tra Renzo e Lucia. Fanno i bambini, ma i baci non si danno. Però questo è un altro problema, non fa parte del libro cristiano, no? Quanti non avrebbero potuto parlare se avesse messo un bacio? Perché... però insomma forse avrebbero potuto dire cose più eloquenti, insomma. Poi l'unico lì che in fondo ha amato Lucia è stato Don Rodrigo, ma abbiamo il coraggio, dobbiamo avere il coraggio di dirlo prima o poi, ecco. Bene, io mi trovo qui un po' per caso, non so bene con quale funzione, perché normalmente appunto saluto, ringrazio i presenti e lo faccio anche questa sera, grazie a voi di essere venuti e di essere qui con la vostra disponibilità ad ascoltare. E non so quando riuscirò a scuotermi di dosso questa qualifica del letterato. Io ho tentato all'inizio del mio sacerdozio di percorrere la carriera ecclesiastica, dicendo all'allora Don Attilio, rettore del seminario di Venegono, allora Don Attilio, quando diventa vescovo, perché si vedeva lontano un chilometro che studiava da vescovo, l'Attilio attuale è Attilio Nicora, cardinale di Santa Romana Chiesa. Ecco. Ma allora Don Attilio, quando diventa vescovo, vengo io a fare il segretario. Ballarini, sei strutturalmente negato. Falletterato va che il tuo mestiere. E lì incominciò la storia del letterato. No, la storia del letterato io non è che l'abbia tirata fuori per caso. Voi sapete che il 25... di marzo il Santo Padre è venuto in visita a Milano e si è ovviamente così trattenuto nel Duomo anche con i Monsignori dei quali Ballarini fa parte. L'arciprete del Duomo, nel presentare i Monsignori al Papa, ha definito Ballarini un letterato. Io cosa devo fare? Mi inchino all'autorità. E il Papa ha francamente riso. Quindi dai cardinali ai papi, va bene, ci teniamo la storia del letterato e cerchiamo di non farla pesare troppo, soprattutto a chi è costretto ad ascoltarci, perché un letterato viene subito in mente Don Ferrante, appunto per stare nello stesso libro, e uno si chiede ma cosa fa uno così in mezzo a gente che pensa, ecco cosa faccio io qui in mezzo a gente che pensa, non lo so perché non sapevo cosa avrei dovuto fare questa sera e allora per prepararmi a questo incontro mi sono detto cerchiamo di affidarci a qualche comune amico e sono andato a cercare qualche comune amico, uno per volume. E nel primo volume era inevitabile, come si fa a non parlare di Agostino? Agostino, sintesi di tutto quello che sta succedendo nel suo tempo, in lui si trova quello che di meglio in fondo si può ereditare anche dalla cultura classica, e Agostino anticipatore dei nuovi orizzonti della civiltà cristiana, Agostino teologo, Agostino scrittore, Agostino maestro di vita spirituale, ma anche Agostino uomo inquieto e modernissimo. Ma che cosa di Agostino? E che cosa di Agostino? Sono andato a prendere un libretto che mi è particolarmente adatto, con cui mi sento in sintonia, ed è il De Catechizandis Rudibus, il catechismo per gli ignoranti, perché è una cosa molto interessante. Libretto fatto da Agostino per coloro che chiedevano il battesimo, questo precatecumenato in cui bisognava dare un'idea della verità cristiana abbastanza superficiale in fondo, ma anche abbastanza
completa, un primo orientamento per coloro che dovevano essere guidati a conoscere il nucleo sostanziale della fede. Ecco, quali sono le caratteristiche di questo libro? Non è, dice l'autore di questi volumi, non è un libro astratto, pensato a tavolino, ma un libro che nasce dall'esperienza pastorale. Seconda caratteristica fondamentale è la semplicità, la concretezza, capace di comunicare una parola aderente alla vita. E poi la ricchezza di umanità e di carità che Agostino dispensa a piene mani. Io penso che sempre un libro di catechesi, anche nel 2017, dovrebbe avere queste caratteristiche. Nascere da un'esperienza, semplicità e chiarezza aderente alla vita, e per questo, proprio per questo, capace di iniziare un colloquio efficace nel tempo. Il primo amico, Agostino. Secondo amico, l'amico del secondo volume, anche qui pressoché inevitabile, Francesco. Ahimè, questa rivoluzione religiosa, spirituale che avviene tra il XII e XIII secolo ha Francesco come protagonista e davvero sono stato contento di trovarlo indicato come rivoluzionario. Un contemplativo e un mistico, al centro della cui predicazione, della cui azione non sta una rivoluzione della storia o ribaltamento di un ordine sociale, bensì una rivoluzione delle coscienze. Io da qualche anno a questa parte sto cercando di riparare a certi danni fatti. Per 20 anni ho dovuto insegnare che l'umanesimo inizia col grande Francesco Petrarca. In realtà è l'umanesimo dei libri che inizia con Francesco Petrarca. E da un po' di anni a questa parte, in tutte le occasioni che mi si offrono, cerco di dire anche che l'umanesimo più vero, l'umanesimo, come si dice qui, delle coscienze, inizia con un altro Francesco, con Francesco d'Assisi, senza il quale probabilmente niente Dante e niente Giotto. Terzo amico e terzo volume. Questo è un amico un po' di straforo, così, perché abbiamo sentito quali sono i grandi amici, Blois e Peggy. Ahimè, io sono amico un po' di più di quell'altro, di Bernanos. Ma ho trovato e ho ringraziato di questo, appunto ringrazio ancora di questo, un Bernanos sintetizzato, ma sintetizzato nella maniera giusta, con tutta l'insistenza necessaria naturalmente sul problema del male, sull'esperienza delle tenebre del peccato, dell'angoscia e della disperazione. Siamo sotto il sole di Satana, almeno all'inizio, ma non ci si ferma qui, ma anche attraverso le figure dei suoi preti e dei suoi santi, la testimonianza della grazia misericordiosa di Dio. Tutto è grazia, che illumina di speranza il cammino della croce, via alla redenzione e alla pace, nella luce e nella gioia del Signore risorto. C'è una mezza riga ancora sul foglio. Ecco,
In questa mezza riga, se ci dovesse essere una seconda edizione, si potrebbe mettere una parola sullo spirito d'infanzia e la parentela spirituale con Teresa di Lisieux. E il quadro sarebbe davvero compiuto. Ecco, ma al di là di questa mezza riga, che si può leggere del resto in quel "tutto è grazia", quante volte si sono complimentati con Bernanos per il "tutto è grazia" e lui regolarmente risponde: "Ma anche voi credete che sia mio". Ma è Teresa di Lisieux, non sono io a dire queste parole. Tutto è grazia, cioè è già dentro tutto lì. E poi naturalmente devo ringraziare, non so se devo ringraziare per l'aggiornamento bibliografico. Io pensavo di aver chiuso i miei conti con Bernanos, ho visto indicati questi volumi, ho detto: ahimè, non è proprio chiuso nulla, dovrò ricominciare innanzitutto ad acquistarli, che non è cosa semplice con i libri di Francia, e poi a leggerli davvero tutti questi volumi qui indicati, perché già dai titoli sembrano preziosissimi. Ringrazio i comuni amici, ringrazio chi mi ha dato l'occasione di frequentarli ancora una volta e ringrazio chi mi ha permesso di colloquiare un po' con voi questa sera, e voi soprattutto che avete sopportato i miei sproloqui. Grazie. Vabbè. Bene. Professor Montecchi è già stato presentato da Giuliano Visini come storico del libro e dell'editoria, no? E il primo volume è uscito, se non sbaglio, da Mimesis, ecco. Il secondo so che è in preparazione. No, ho incontrato l'altro giorno l'editore di Mimesis e mi ha detto che appunto state lavorando, e quindi attenderemo anche quest'opera, che tra l'altro si presenta in maniera efficace, molto bella. Quindi faccio in anticipo i miei complimenti, e poi magari ci vedremo qui per presentarla, quando ovviamente ci sarà magari più, ecco, saremo in vista del secondo volume. Lascio a lei la parola, appunto. Ringrazio per avermi dato la possibilità di incontrare e di parlare di questi libri di Giuliano Visini, che per me è l'uomo dei libri. Lui sa bene che un libro che io ho fatto con la bibliografica me lo ha imposto in modo molto netto e forte, e lo devo ringraziare perché è il più fortunato che ho fatto, in sostanza. Su questo non c'è dubbio, riguarda biblioteche, organizzazioni, è un libro che nulla ha a che vedere con le grandi tradizioni culturali. È il modo semplice per indicare un bibliotecario i primi passi da fare. Questo era quello che me l'ha imposto, questo devo dirlo onestamente, perché eravamo renitenti, io e l'altro mio collaboratore, poi alla fine ci ha convinti che la strada era da intraprendere. A me appariva fin troppo ambiziosa, invece è venuta avanti, quindi di questo gli sono grato e gli rendo qui pubbliche grazie. Poi l'altra cosa che mi interessa è che certamente il libro cristiano nella storia della cultura credo che abbia bisogno, per essere affrontato, di una grandissima ambizione per stare in argomento. Certamente è una sfida importantissima, perché significa, diciamo per un arco di tempo lunghissimo, 2000 anni, tanto per essere chiari, affrontare e fare delle scelte, perché più l'argomento è alto, più si vuole presentare quella che è l'elemento di continuazione, più ci vogliono idee chiare in testa. Questo è quello che è necessario, e certamente, e soprattutto io credo che un libro di questo tipo ci dà quello che è il centro stesso delle riflessioni dell'autore. Ogni libro è il suo autore. E qui è interessante, perché la questione avviene in due modi, perché di fatto, se uno se lo legge attentamente, più che di libri si parla di persone. Questo è il punto centrale, credo, che serve anche per capire il modello di intervento. Non è una storia del libro in quanto manufatto, c'è anche quello, ci sono alcune indicazioni necessarie, ovviamente l'importanza che assume il libro manufatto nel XVI secolo
che qui ritornano in due volumi, sia a completamento della prima parte e a inizio della seconda, per cui a volte i motivi ci sono, la scelta del metterlo proprio come punto di, non come punto di divisione, ma come punto di incontro di due età, non un taglio netto, ma qualche cosa che arriva dal precedente e da lì riparte per qualcosa di nuovo, che certamente è per la storia del libro e della cultura cristiana il XVI secolo. E quindi certamente abbiamo questo livello, tanto è vero che ci sono alcuni autori del Cinquecento che sono nel precedente, sono il punto d'arrivo, altri che sono, come Teresa d'Avila, il punto di partenza, il punto di inizio, tanto è vero che si riallacciano poi fino ad oggi, anzi c'è proprio la chiave di passaggio dal secondo al terzo volume. Ma è prima di, e tanto è vero che prima di entrare più nei contenuti vorrei dire che si tratta il libro cristiano, ma anche la lettura importanza, cioè non è il libro quanto oggetto, il libro come oggetto di lettura, è il pensiero, il libro come portatore di pensiero che diventa il punto di riferimento in questa storia. E certamente quindi partendo dal primo al sesto secolo, il libro fondamentale e centrale è certamente il libro dei libri. La Bibbia è una religione del libro, come si dice, diciamo, in una vulgata che poi andrebbe ben analizzata, ed è certo questo che è importantissimo per comprendere l'inizio di tutto, perché all'inizio, e questo ci è maestro Agostino certamente, all'inizio di tutto noi abbiamo che il processo, il passaggio anzi, tra nell'accogliere il cristianesimo è prima di tutto una scelta, ma anche e soprattutto è una scelta di lettura e di modalità di lettura. Questo credo sia il punto centrale che noi abbiamo in tutto i volumi, non solo quando ci parla di Agostino, ma in tutti gli altri. C'è una sorta di modello in sostanza, che è quello delle confessioni, dell'itinerario, del percorso, del cammino, come abbiamo sentito dire che torna fuori in continuazione, è il cammino della fede, non è la fede semplicemente come un deposito avuto una volta per tutte, ma è qualche cosa che è in divenire e che sta sempre sotto una scelta. Tant'è vero che i personaggi, soprattutto se veniamo alla parte più contemporanea, ma anche per l'altra parte, lui sottolinea proprio il momento di lettura e di accettazione attraverso il libro.